Oh, you accuse me. Take a look at yourself.
Grazie. Allora, intanto fra un blues e un altro facciamo un classicone degli anni 70, 60, così che voi lo possiate cantare. Se ve la sentite o ricordare. Allora, la prossima canzone che andremo ad eseguire adesso è un pezzo di Cab Mo, che è un blues nero americano dell'ultima generazione, e il titolo del pezzo è You Can Love Yourself. Thank you.
explanation about how she had to go. But it's just a joke that I can't take in, you know. She don't love me no more. And if nobody loves you, anything like this on an empty shell, just remember, you can love yourself. La canzone è un blues del pescatore, Fishing Blues. Thank you.
Andiamo ad uno dei nostri autori contemporanei preferiti. Chi è? Chi è? Eric Bibb. Con questa Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down. Non farti buttare giù quando il tuo spirito dovrebbe stare su. Non farti traviare, stai su dello spirito. Su ragazzi, su.
by your window and I'll be gone. What is on now? I'm traveling now. Don't think twice, it's alright. Oh,
Luca Borgani alla chitarra. Grande! Pochi ma ottimi. Ci proviamo? Meglio che Bori. Passiamo oltre. Passiamo oltre. Perpetual Blues Machine, che è una canzone di Cab Mo. Difficile. Abbastanza. Vabbè. Perché lui fa la seconda voce e io non la so fare, e quindi siamo costretti a questa cosa, purtroppo. Perché adesso fa il modesto, ma no, la canta bene, però. Questa. Ma lei canta Cristiano. Thank you.
grazie, grazie, buono. Io ho destruttato tutte le voci, io proprio non so fare, quindi abbiamo fatto così. Vabbè, torna a lui, non mi preoccupare. Ma no, no. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Bevo. Bevo. Allora, questo pezzo di John Mayer. Dal titolo c'è il disco. Tales of My Surrender. Uno slow blues di quelli che piacciono a Nando. Ready? Let's go, baby. Play the blues for me. And ashes and dust at the end of this.
po'. E ora la canzone, la ballatona. Una ballatona di chi è questa? James Taylor. Questa. Sono veramente una canzone che conoscete tutti, tranne il sottoscritto, e quindi cioè, deve seguire. Bravi, sti ragazzi. Lo spartito deve anche girare pagina, quindi ci possono essere dei momenti di fuori tempo perché non faccio tempo a girare la pagina. Ci vorrebbe un giratore di pagina. Sono giusto. Se sono chi vuole girare la pagina. No, sono io quello messo male. Purtroppo sono venuto io. Non la mia pagina, la sua. Però non ma lasciamo fare che no, non è casino, Johnny. Meglio no, era meglio la ragazza. Apprezziamo la buona volontà, la gentilezza. Va bene, scusate. Che ti contraddistingue da sempre. Oh yeah, un po' di blues, ci prendiamo la mancia.
ce ne fregano la mano. Che ce frega i soldi? Allora, questa canzone qui che ha rifatto Clapton, penso sia stato l'unico a rifarla, perché non l'ho sentita fare da nessun altro, ma non lo so. Era in origine un vecchissimo blues di Robert Johnson, il cui titolo è Motel Me.
perdiamo. Ogni tanto ci perdiamo. Grazie. Ora vi presentiamo uno strumento particolare. Prendiamo questa nuova chitarra artigianale, più o meno, che si chiama Cigar Box Guitar. Praticamente è una scatola di sigari cubani che ci siamo fumati e poi abbiamo ritrovato una chitarra. No, non è vero, si comprano già fatte, però nascono così. T-Bone Walker, Stormy Monday. Thank you.
Grazie. Muddy Waters, I Can't Be Satisfied. Andiamo chitarra, prendiamo quella normale.
Questa canzone qui parla di un amore tra due persone che si amano talmente tanto da non poter stare mai divisi. Sono come la tazzina e il piattino. So se l'hanno fatto. Un attimo. Un attimo di bordatura della chitarra, perché noi dobbiamo girare il disco ogni tanto, come fanno la panna. Allora, questo è un pezzo molto di atmosfera, quindi noi vi chiediamo, se è possibile, gentilmente, di stare zitti, insomma, perché la musica voglia e richiede il silenzio. Come non vuoi? Io. Oh,
grande! Per esempio di Pino Valerio! No, che te conosco? Non è lui! Non è lui! È lui! Jimmy Guitar on the guitar! Un applauso! I'm
grande Ricky, grazie. 1,87 m. Grandissimo. E fai più di due. Allora, come avrete ben capito, noi non siamo un gruppo che fa musica molto movimentata, qualcuno allegra, qualcun altro un po' meno, è il nostro genere. Però fai blues. Però facciamo il blues, questo è un po' più calmo, certo. Bisognerebbe sapere le parole, io non le so, figuriamoci un po' se le sapete voi. No, non ci sono mai. Questo è Camber Baby di Art Beat. Qui non suono, tanto basta. Andiamo verso quel periodo on the road che ha segnato un'epoca nel 1968-69, primi anni 70, con questo pezzo di Bob Dylan, scritto da lui, interpretato per l'occasione da The Band. Parla del peso che ognuno porta sulle spalle, che se lo portiamo da soli è un peso gravoso, se lo dividiamo in tanti diventa leggero. Yeah.
fare questo pezzo di Kemo abbiamo necessità di scordare la chitarra in un certo modo e raccontarla in un altro, perché solitamente si chiama cordatura aperta di re, quindi ci vuole un attimo di pazienza. Ricordo che noi siamo The Grass Back in Town, l'erba torna in città, con nessuna allusione per le droghe leggere, bensì siamo per l'erba nei giardini, eliminare un po' l'asfalto, eliminare un po' il cemento, eliminare un po' gli smog e avere un po' più di giardini. The Grass Back in Town. Qualcuno mi sa dire che ore sono, per favore? Una? Grazie. Andiamo. I can't tell me.
prova a farmi colpa di terra. Allora, il pezzo che andremo ad eseguire adesso è uno degli ultimi di questa sera, perché prevedo che ne faremo altri 2-3. Dopo li abbiamo sbombardato, come si dice, anche troppo. E lo lasciamo perdere. Dopo un po' sono diventati pesanti. Comunque, finché lui accorda la chitarra, io vi dico solo che questo pezzo qui lo dovreste conoscere tutti quanti. Noi l'abbiamo riarrangiato un po' al nostro modo, anche perché non abbiamo gli altri due strumentisti che prevedevano l'esecuzione originale del pezzo. L'abbiamo fatta in duo acustico. Qualcuno può sempre offrire una sigaretta, scusate. Qualcuno potrebbe offrire sempre una sigaretta, certo. Gradiremmo. Volevamo ringraziare la direzione del locale, la cantinetta. Grazie! Un applauso per la serata, vi ringrazio. È la mia costumanza chiedere gli applausi, ma visto che lo fanno tutti, mi avendo anch'io. Grazie per l'applauso spontaneo. Yeah.
Troviamo due o tre pezzi conclusivi. Concludiamo un MP primo, facciamo allora con Rock and Roll. Anche quella, sì. Concludiamo la nostra performance, la nostra serata, con questi ultimi tre pezzi. Il primo è la prima canzone che ha reso famoso Elvis, di Arthur Kudrup, il cui titolo è That's Alright Mama. Place. You're telling me it's not, it's not.
Una strada più o meno lunga di vari anni, varie epoche, non poteva mancare Ray Charles, il genius che salutiamo con questa Hallelujah, I Love Her So. Let me tell you about a girl I know.
c'è il po'.